Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Allora, mi sono messo una coperta addosso in segno di vicinanza per tutte le persone che abitano a Roma e a Milano. Ragazzi, ho visto questa mattina, è estate pazza, ho visto questa mattina le previsioni del tempo, Roma meno 4 e attenzione, Milano meno 8 ragazzi, fa un freddo, inizia a far freddo, da quanto scrivono sui giornali probabilmente soprattutto a Milano la temperatura si abbasserà ancora nel corso di quest'estate incredibile. Ciao a tutti ragazzi, noi smettiamola di scherzare, tanto si crepa di caldo. Ieri sera è stata una serata magica perché ci è andato tutto bene, l'Inter pareggia, dobbiamo ringraziare il nostro inviato speciale Gagliardini, ragazzi, penso che l'unico modo per riuscire a sbagliare quel gol era quello proprio di volerlo sbagliare. Non c'era altro modo. Lui poteva fare tutto quello che voleva, poteva cadere, poteva inciamparsi, poteva fare una piroetta, poteva fare in qualsiasi modo la palla sarebbe entrata. Invece è riuscito a sbagliare. Traversa, ha fatto la crossbar challenge. Ragazzi, allora iniziamo parlando dell'Inter perché poi c'è anche la Lazio, perché qua Lotitola deve smettere di parlare. Stavolta ragazzi, meno 4 inizia a pesare, se perdono contro di noi lo scontro diretto a Torino finiscono giù anche loro in zone molto molto fredde. Allora iniziamo parlando dell'Inter. L'Inter inizia la partita, subito gol di Caputo. Dopodiché un rigore, tra l'altro un rigore corretto, proprio regalato da parte del Sassuolo. Allora, ci tengo a essere sincero, dal mio punto di vista nel primo tempo c'era Rogerio del Sassuolo che andava espulso perché ha fatto un fallaccio su Skriniar, lì bisognava buttarlo fuori. Ad ogni modo rigore, segna Luca Cone, dopodiché classico gol fortunatissimo dell'Inter, rimpallo di Biraghi, poi gran palla di Sanchez e gol dello stesso Biraghi. Inizia il secondo tempo 2-2 del buon Berardi, che Berardi ragazzi contro l'Inter, contro il Milan, soprattutto contro il Milan, segna sempre su rigore. Borca riesce a raddrizzarla e alla fine di nuovo gol Magnani e si chiude lì la partita 3-3. Oltretutto Skriniar viene pure espulso. Conte come sempre mette una formazione assolutamente si può assolutamente criticare quella formazione messa in campo da Conte, ma noi a differenza degli interisti, capite, noi che siamo della Juve lo conosciamo Conte, sappiamo com'è fatto, e quest'anno sta combinando anche lui un disastro dopo l'altro. Stiamo facendo una buona stagione per carità di Dio, ma quei soldi che gli danno doveva fare ben di più, ma Conte è così e lo conosciamo. Parliamo ora invece della Lazio parte a 1000 contro l'Atalanta, era un big match, quello lì un partitone, parte a 1000 contro l'Atalanta, subito autogol di De Rong, brutto autogol, però ha cercato di chiudere eccetera, e poi ragazzi golasso di Milinkovic-Savic. Ora io voglio farvi un discorso in ottica calciomercato. Allora noi ieri parlavamo in live, sono stato nella live di Juventino Mascherato che come sempre tengo a ringraziare, grazie mille Alex. Per chi non fosse iscritto, iscrivetevi al canale suo, quindi al canale di Juventino Mascherato, al canale di Pix, al canale di Nello, e sono tutte bravissime persone oltre che grandi youtuber. Quindi ancora grazie mille Alex per l'opportunità che mi hai dato ieri di poter partecipare. Ad ogni modo parlavamo del centrocampo, Arthur sembra addirittura d'arrivo, e si parlava di un altro centrocampista, anche perché dal mio punto di vista va bene prendere Arthur, ma c'è bisogno di qualche bomba, di una bomba a centrocampo, di qualcuno che faccia la differenza. Parlando con Pix e anche con gli altri è venuto fuori il nome di Pogba. Pogba per un possibile ritorno. Io vi dico sinceramente una cosa, allora, Pogba è un classe 93, piglia 15, ascoltate bene, 15 milioni di euro l'anno, 15, ok? Io non so, ma mi sta venendo il pallino di Milinkovic, ma voglio dire, Milinkovic prende 3 milioni, è un 95 mentre Pogba è un 93, ma prendiamo Milinkovic, se la Juve c'ha dei soldi, prendessero Milinkovic, io voglio Milinkovic, ve lo dico sinceramente, per un sacco di motivi, anche perché comunque è un giocatore che deve ancora dimostrare qualcosa nelle grandi squadre. Pogba lo vedo già un pochino più, poi ha avuto problemi, e poi prende un pacco di soldi, ragazzi, prende un pacco di soldi, prendiamo Milinkovic,
almeno questo dal mio punto di vista, logicamente. Poi anche Pogba è fortissimo, eccetera, ma io vedo meglio Milinkovic, più fresco, più tutto, prende di meno, eccetera. Quindi costerà un sacco di soldi, va bene, ma ragazzi, pensate a un centrocampo Bentancur, Arthur, Milinkovic, Savic, con Ramsey quando c'è, perché è sempre rotto, Kulusevski, inizia a essere un centrocampo già differente rispetto a quello di quest'anno, molto differente. Quindi ritorniamo alla partita di ieri, golasso di Milinkovic, che ripeto vorrei vedere alla Juve, e dopodiché quindi partenza a razzo della Lazio, dopodiché la Lazio per piano ha mollato sempre di più fino ad arrivare poi dopo a essere scoppiata nel primo tempo gol di Gosens, nel secondo tempo ragazzi Malinowski fa partire un missile terra-aria a 800 km all'ora, gol incredibile, Strakosha non può farci nulla, alla fine gol di Palomino di testa, e lì dal mio punto di vista Strakosha ha avuto delle responsabilità. Ad ogni modo va a vincere l'Atalanta si porta tra l'altro subito dietro, mi sembra che sia a 4 punti dall'Inter, quindi adesso l'Inter deve iniziare a vedersi, a guardarsi anche un attimo indietro. Noi, che dire, serata epica, anche la live è stata bellissima, divertentissima, vi consiglio di andarla a vedere e di seguirla sul canale di Juventino Mascherato, che ancora ringrazio. Adesso siamo in una buona posizione, sono contento perché questa è la serata di ieri, con questi risultati mi hanno un po' tirato sul morale dopo la sconfitta ai calci di rigore contro il Napoli, diciamo che sembra che un po' il karma abbia bilanciato la cosa, quindi sono contentissimo, staremo a vedere domani come andrà contro il Lecce, poi parleremo del calciomercato ragazzi, perché quest'anno Paratici non può sbagliare neanche un colpo, l'anno scorso ha fatto dei disastri, quest'anno bisogna fare la squadra per il prossimo anno, una squadra comprando dei giocatori giusti, non dei bidoni, speriamo che Arthur sia uno di quelli, che sappiamo che ha dei problemi fisici eccetera, anche di testa, vediamo come poi dopo affronterà, se arriverà, ma ormai sembra quasi tutto fatto, e dobbiamo soprattutto toglierci ste zavorre che ci portiamo dietro da anni, che non ne possiamo più. Ditemi che cosa ne pensate, ottima serata quella di ieri sera, ci portiamo a più 4 dalla Lazio, a più 8 dall'Inter, andiamo avanti così, viva la Juve sempre, ci sentiamo in un prossimo video, ciao ragazzi, grande Gagliardini, 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 Gagliardini.